battiti si affrontano argomenti importanti. Hanno chiamato noi per riequilibrare la situazione. In questo momento troppa intelligenza è pericolosa in Italia e quindi ci hanno chiesto. Ci hanno chiesto di dare una mano, se si può dare, sempre volentieri. Non sono solo, purtroppo per voi, vado a introdurre i complici, l'uomo dalle mani d'oro, il maestro Attilio Di Giovanni. Il camaleonte umano Max Paiella. Giancarlo Ratti. La nostra regina, eccola, Paola Minaccioni. Io inizierei con una denuncia. Andiamo. Prego gli artisti di prepararsi. Una denuncia grave, importante. Esiste in Italia una setta religiosa molto diffusa e di cui si parla pochissimo. Il suo nome è Dietrologi. Gli adepti si riconoscono tra loro attraverso brevi dialoghi in metropolitana o all'interno di locali pubblici assai frequentati. Alla base di questa fede c'è la convinzione che il delicatissimo equilibrio su cui poggia il creato sia costituito dal grande complotto cosmico. Le sacre scritture di Dietrologi sono tramandate oralmente di generazione in generazione, eccone un breve stralcio. Dietro il referendum truccato tra monarchia e repubblica del 1946 c'era la loggia massonica dell'Ordine del Grande Oriente collegata ai secessionisti sardi che crearono un asse con la banda della Magliana per impossessarsi del banco di Santo Spirito e riuscire a raggiungere il giorno 10 maggio del 1981 quello che era considerato l'obiettivo finale del disegno eversivo, l'annullamento del gol di Turone nel corso di Juventus Roma. Mentre i tracciati di Ustica venivano nascosti da Marcinkus nella cassaforte di Graziano Messina, detto Grazianeddu, e Provolino, nome di battaglia di Licio Gelli, influenzava dagli schermi delle televisioni l'opinione di milioni di italiani mandando chiari messaggi in codice come boccaccia mia statti zitta, l'anarchico Pinelli cadeva da una finestra per salutare il cugino che passava in strada e che in realtà era stato rapito a Sutri e tenuto prigioniero da una civiltà aliena per 3 settimane, proprio mentre la verità stava per emergere nel gennaio del 1983 veniva assassinato il cantante Sandro Giacobbe e sostituito da un sosia che al Festival di Sanremo cantava Gli occhi di tua madre indirizzando una chiara minaccia all'allora vice segretario del Partito Socialista Claudio Martelli, la cui mamma soffriva all'epoca di una fastidiosa congiuntivite. Intanto il Vesuvio eruttava su precise indicazioni della Camorra e nella quinta puntata della 19ª edizione di Giochi senza frontiere il comune di Licata in gara per l'Italia veniva eliminato per una combine tra Svizzera e Belgio, un inganno che in seguito avrebbe portato alle dimissioni di Papa Benedetto XVI, benché la Chiesa Cattolica non abbia ancora ammesso l'esistenza di un nesso tra i due avvenimenti. Ecco, questa è Dietrologi, grosso modo, una conventicola che cresce di ora in ora. E allora voglio dire un'ultima cosa. Qualora dopo la lettura pubblica di queste rivelazioni io dovessi essere assassinato, sappiate che la colpa è dei templari di Frosinone,
che in accordo con l'Automobile Club hanno boicottato il Giro d'Italia del 75 con le ripercussioni che tutti ben conoscete. Grazie. È il momento della sigla di questa edizione del Festival della Letteratura di Mantova. Naturalmente stiamo parlando di musica colta, come è giusto che sia. In questa cornice io prego gli artisti Pagliella e Di Giovanni di regalarci in anteprima in esclusiva questa sigla. Usciti dalla Rai, Mantova, che goduria Mantova, che lussuria, qui ci trovi anche Stephen King. Libri, quanti libri, ebri, siamo di libri, e se tu non leggerai, come Manzullo un giorno ti verrai, se credi che possa arrivare scetticità, qui però sia sicuro lo sai, perché qui sei a Mantova. Grazie. Allora, vogliamo iniziare ricordando che la cultura e la fede non sono in attrito, in realtà. Proprio per questo ospitiamo un uomo di chiesa in apertura che vuole dire due parole di saluto proprio a tutte le persone che sono presenti qui in questo emiciclo. Non è un emiciclo, però fa sempre una certa impressione. Ecco, noi quello che ci piace definire il parroco d'Italia viene dalla parrocchia di San Bernardino a Gomorra a Mare. E con noi Don Italo Coccia. E torna, cari fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per suggellare il gemellaggio di Festival di Mantova. Suggellare, padre. Suggellare. Il grande festival letterario di Gomorra Mar, dicevo, è Mantova. Si possono vedere e palpare tanti scrittori importanti, veronesi ad esempio, ma anche di altre città, pescaresi, viterbesi, calabresi. Qui, in mezzo a tanta bella cultura, si celebra l'importanza della famiglia. Qui c'è caro figlio, caro zio, caro nipote, anche povero nonno che ha dato tanto al paese. Ricordo di tutti che la lettura è una cosa molto importante, specie quella del contatore del gas. Se no vi fanno pagare un sacco di soldi di più, perché ci provano sempre. Io ho stato scelto di voi parrocchiani come capo della giuria letteraria, in quanto sono abbonato di tanti anni a Colazione del Reader Dish, che vuol dire ridendo si digerisce meglio, come tu dici. Ho letto, bene, se lo volete fare così c'è già caldo e tutte le ascelle si attezzano di più. C'è il dialogo, visto. Che vuol dire ridendo, l'avevo già letto, infatti. Ho letto le vostre opere di scrittura e ora sto per assegnare il premio. Vieni avanti, creativo. E faccio tanti complimenti di tutti i concorrenti che non si sono risparmiati. Ecco, chi mi ha offerto tra i 20 e i 30 euro per essere proclamato vincitore, chi 40, ecco, Gualtiero addirittura. Lo vedo, non c'è Gualtiero, non si vergogna, mi ha offerto 53,70 euro, ma il vostro Don Italo non si lascia corrompere, quantomeno sotto i 150 euro.
Voglio fare una lode scorticata a Filiberto, che mi ha presentato un romanzo delicatissimo, la storia di un uomo che al momento di unirsi carnalmente alla sua sposa si emoziona tanto, talmente, proprio tanto, di non controllare più le funzioni intestinali. Il titolo è 50 sfumature di marron, un po' forte, diciamo, come titolo. Bravo Gualtieri, mi hai commosso. Anche Artemio se l'è cavata bene, ha buttato giù una cosetta fresca, senza pretese, ma molto originale. Ecco, vi leggo solo l'inizio. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che di tanta parte dell'ultimo orizzonte guarda esclude. Ecco, mi ricordi un po' il primo Claudio Baglioni, bravo, bravo Artemio. Ma il primo premio va senza dubbio all'opera di Ildebrando. Ecco, voglio leggervela nella sua crudezza, ma anche nella sua grandezza poetica. 2 etti di prosciutto cotto, 1 stracchino di 9 anni, 1/2 pagnotta di Terni e 1 bottiglia di Bundemes. E trovo che sia la cosa migliore, che questo è neorealismo. E quindi posso dire ufficialmente che Ildebrando vince il premio Megera, che consiste nel tenere in casa per 1 settimana la signora Artemisia di anni 78, che gli racconterà tutta la sua vita per ispirarlo ad opere future. E grazie a tutti, vi saluto dicendo che Baricco sia con voi. Grazie a Tomita. E io immagino che tu, in fatto di letture, insomma, vada su cose molto forti. Beh, ma certo, per forza. Proprio questa mattina leggevo un testo molto forte, di grande impatto, perché io credo che la grande letteratura, con le sue parole forti, deve alleviare il dolore dell'essere umano. E cosa leggevi? Il bugiardino dalla vagina. C'è la cervicale che mi tormenta! Ogni tanto lo prendo qualche doccia, ma lei ha tanto il dolore! Ma tu lo sapevi che non l'ho usata in caso del broncospasmo? No, voi lo sapevate che non l'ho usata? Io non lo sapevo. E ora ce lo sai, ora ce lo sai! Non lo sapevate. È male, male, male! Bisogna sapere. Certe cose bisogna sapere. È giusto. Perché no? Sai, questo è bello. Ma io con Renatoni. Con Renatoni? E come no? Io vado con Renatoni, quando posso trovarmi i Renatoni. E cosa gli leggi? Gli leggo l'analisi delle urine. Ma io... A volte pure quelle del sangue. Certo. Lui mi porta le sue, perché io so pratica delle cose. Io dico Renatoni, Renatoni. Noi viviamo in un'epoca di crisi dei valori. È vero. E infatti tu c'hai tutti i valori sfalsati. La grigia è mia, la giota è mia. La giota è mia pure. Bisogna che ci stai attento, Renato! Che ormai? Sì. C'hai l'età! Loredana, sì. Noi apprezziamo questa sua schiettezza, però, insomma, si parlava di letteratura, io pensavo che tu leggessi autori trasgressivi, Bukowski, che ti devo dire, Kerouac. Chi? Lorenz, Kerouac, dico Lorenz, autore di trasgressione. Sì, sì, mi piacciono, a me mi piacciono i libri controcorrenti, un po' ribelli. Adesso per esempio ho appena finito di leggere un romanzo che ha come protagonista un organo fondamentale del nostro corpo, di cui se parla mai, perché noi siamo dei perbenisti, ci vergogniamo. Ho capito. È un organo fondamentale. Sì. Soprattutto nell'amore, sì. E ci siamo capiti! E che libro è? Libro Cuore! Okay.
quando il piccolo scrivano fiorentino scopre che il figlio lavora di notte per lui. Come no? Mi ha fatto pensare tanto a Matteo Renzi, chi sa perché? Ero così freddi, Balzotto editore. Sono dissociati. Posto Morotto, niente di nuovo sul fronte occipitale di Gianluca Vacchi. Edizioni Tatu a 90 gradi. Posto numero 7, il segreto del Boschi Vecchio di Pierluigi Boschi, edizioni a Babbo Morto. Posto numero 6, il Dottor Trivago di Paris Hilton, edizione 5 stelle superior. Al numero 5 troviamo La ragazza di Pube di Belen Rodriguez, edito da Farfallina. Posto numero 4, La montagna incantata di Mauro Corona, edizioni carta bianca. Arriviamo così al nostro podio, dove al numero 3 troviamo Il giro del mondo in 80 forni di Carlo Cracco, il mio living editore. Al posto numero 2 e i 5 stelle stanno ancora a guardare di Jean-Jacques, piattaforma Rousseau, edito.